Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Il blog di oggi su TAC e Medicina affronta un argomento dato per scontato: la riduzione dell'attività testicolare durante l'invecchiamento. È chiaro che ogni organo nell'invecchiamento tende a ridurre la sua funzione, riduce la sua potenzialità. Così anche il testicolo. Il testicolo essenzialmente cosa produce? Spermatozoi e testosterone. E quindi ci aspettiamo nell'uomo che va avanti con l'età una riduzione della spermatogenesi e quindi una riduzione di quello che un tempo era chiamato l'indice di fertilità e della steroidogenesi, ossia la produzione di testosterone. Gli studi istologici erano sempre stati fatti essenzialmente su testicoli asportati in uomini curati un tempo per il tumore della prostata. Il tumore della prostata si cura ancora oggi con una terapia antiandrogena e quindi quello che si faceva era un tempo chirurgicamente rimuovere i testicoli, una castrazione che è poi diventata castrazione chimica con i farmaci, chiaramente nei tempi più moderni. Quindi gli studi erano mirati a situazioni già patologiche e soppressive da un certo punto di vista. Studi invece fatti in vitro su pazienti purtroppo, diciamo così, deceduti e quindi donatori di trapianto d'organo hanno permesso di studiare in maniera più dettagliata e con numeri molto più alti l'istologia, ma anche oggigiorno con l'immunoistochimica e la PCR. Quello che si è visto è che effettivamente il testicolo perde la sua potenzialità, ma le cellule dell'Leydig, ossia le cellule che sono deputate alla produzione di testosterone, mantengono inalterata la loro potenzialità. Va a ridursi parallelamente invece l'attività delle cellule del Sertoli, quelle che noi chiamiamo le cellule infermiere, sono le cellule che assistono lo spermatozoo dalla sua formazione alla sua maturazione. Maturazione che avviene però nell'epididimo, quindi è un passaggio successivo. Le cellule del Sertoli, si è accorti da questi studi, che influenzano, quindi non sono due abitanti in due appartamenti diversi, ma le cellule del Sertoli comunicano e agiscono sulle cellule dell'Leydig, permettendo quindi a queste cellule di funzionare nel migliore dei modi, ma anche le cellule dell'Leydig comunicano con le cellule del Sertoli, quindi spingendo in parte la spermatogenesi. Questo apre degli scenari chiaramente importanti perché rende quindi responsabili insieme queste due popolazioni cellulari nella infertilità maschile, dove quindi possiamo pensare che anche un aumento del testosterone intratesticolare su stimolazione delle cellule dell'Leydig potrebbe portare a un miglioramento della spermatogenesi, e nello stesso tempo che forse un giorno, trovando la possibilità di amplificare il segnale fra cellule del Sertoli e cellule dell'Leydig, potremmo aumentare i livelli di testosterone nell'uomo anziano solamente riattivando un circuito testicolare che è andato perduto. Quindi consideriamo questo, che tutto sommato le cellule dell'Leydig nell'uomo di media età o anziano sono potenzialmente ancora pronte a produrre la giusta quantità di testosterone. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata.